Ciao a tutti! Quest'oggi farò un video che credo di non avere mai fatto in queste modalità. Mi potrei sbagliare perché ormai ho pubblicato circa 1200 video da che ho aperto il canale, quindi se potrei magari dimenticare di aver fatto qualcosa del genere in passato, ma sinceramente non mi sembra. Allora, ovviamente faremo un Get Ready With Me, ma vi mostrerò. Mentre mi trucco, l'applicazione di quattro prodotti make-up nuovi che ho appena acquistato, che sono ancora in scatolati e che non ho neanche swatchato a casa. Quindi vedrete l'applicazione, le mie prime impressioni, primissime. Perché non li ho toccati da che li ho a casa. È una cosa che non faccio mai, prima di tutto perché sono super impaziente, quindi appena ho qualcosa di nuovo lo uso subito. E poi perché tendenzialmente vi ho sempre parlato di prodotti nuovi, dandovi almeno delle prime impressioni o delle opinioni più strutturate, se era tanto tempo che li usavo. Oggi ho proprio voglia di vedere con voi come mi troverò con questi prodotti. Allora, io non compro online quasi mai. Per varie ragioni, preferisco di gran lunga andare in negozio e toccare con mano la merce che poi acquisterò. Che cosa è successo? Che da un paio di settimane qui a Brescia ha aperto Pinalli. Allora, voi dovete mettervi dentro di me, provate a mettervi nei miei panni. Io esco di casa e faccio 100 metri. Arrivo in Corso Magenta a Brescia e mi trovo a un bivio. Se giro a sinistra ho Libraccio, se giro a destra ho Pinalli sul lato della strada, di fronte Kenza Fragranze Arabe. Se mi allungo di 50 metri ho la Feltrinelli. Questo in un tragitto che potrei fare in pigiama, ecco, questa è la mia situazione attuale. Comunque, al di là di tutto, avevo voglia di provare alcuni prodotti che sono alcuni usciti di recente, alcuni meno. Due di questi quattro prodotti che ho comprato, ve li spoilerò già, sono cose che mi servivano. Una è una cipria. Sono arrivata a questo punto con la mia cipria di Rimmel, la Stay Matte, ve la mostro sempre, è la seconda confezione che termino, che sto per terminare quest'anno, ma nella vita l'ho usata un sacco di volte. È una garanzia per me, questa ci sarà sempre nel mio cassetto, ma avevo voglia di provare la nuova cipria di Mulac, non nuovissima, è uscita già da qualche tempo, però appunto è nuova per me. Allora, qua sotto, come sempre, vi scrivo chiaramente tutti i nomi dei prodotti. Si chiama Best Face Forever, Face Perfecting Pressed Powder Long Lasting Up to 10 Hours, 7,5 grammi di prodotto. Questa, e io ce l'ho in colorazione, vediamo se in colorazione 01 Light. Questo è il packaging in plastica, a me piace molto, è molto carino, e questa è la cipria. Io oggi ho già fatto un pezzo di base, nel senso che ho applicato il fondotinta, questo praticamente uno dei miei fondotinta preferiti, il Clinique Even Better Clinical in colorazione Alabaster. L'ho applicato prima perché di questo fondotinta ho fatto un video applicazione, se me lo ricordo ve lo lascio qui sotto, altrimenti comunque lo trovate sul canale. Poi ho messo il mio solito copriocchiali Long Stay Concealer di Astra e ho fatto le sopracciglia con l'Eyebrow Precision di Kiko in colorazione 02. Non ho ancora applicato il mascara per le sopracciglia, che è sempre questo. Lo applicherò a fine video perché devo ancora mettere la cipria, quindi non lo applico subito, se no si appiccica tutto. Poi ho messo il primer occhi, sempre quello di Kiko, il solito, e quindi questo è quello che ho addosso in questo momento. Quindi partiamo dall'applicazione della cipria, poi man mano vi faccio vedere gli altri prodotti che ho preso. Allora, io userò, è una cipria bella compatta, molto vellutata al tatto, questo l'avevo già capito in negozio, sembra anche un pochino coprente. Io adesso ho messo il correttore da un po' di tempo senza fissarlo, quindi ci ripasso un attimo perché poi non va del tutto nelle pieghe. E andiamo a metterla. Io per ora la metto col mio solito pennellone, come metto da sempre la cipria, perché sono abituata così e perché voglio capire la differenza tra questa cipria e quella che stavo già utilizzando, applicandola nel metodo che utilizzo sempre.
Non vi nego che il prossimo acquisto che farò sarà una caterva di quei triangolini che vanno adesso tantissimo di moda per applicare la cipria perché sembrano il miracolo e quindi voglio provarli. Allora, vado a prelevarla, non spolvera particolarmente, tira su un po' di polvere ma neanche troppo e l'applichiamo sul viso. Cerco di non metterla sulla palpebra perché ho messo il primer e sapete che io il primer non lo voglio asciugare per farlo funzionare al meglio, credo che debba rimanere umido per far attaccare al meglio gli ombretti. Allora, è sottile, decisamente sottile. Io ragazzi ho ancora un caldo folle, infatti non sono ancora riuscita a fare una piega decente ai capelli da mesi. Vediamo se entro Natale riuscirò a far qualcosa, ormai ho dei seri dubbi, perché veramente se le cose continuano così, applichiamola qui con un pennellino più piccolo. Allora, la cipria è veramente molto sottile, cioè abituata a quella di Rimmel, che è ecco, adesso ne ho prelevata un po', che è decisamente più polverosa, cioè mi rendo conto che non si sfalda la cialda. Allora, l'effetto mi piace. Direi che è abbastanza levigante. Mi sembra che fissi bene il make-up. Ho voluto utilizzare questo fondotinta oggi apposta, non l'ho ancora rimesso in uso in maniera costante perché è ancora abbastanza idratante, per il periodo, per il caldo. Però ho voluto mettere apposta questo perché su questo mi rendo conto meglio di come poi funziona la cipria per vedere se appunto toglie l'effetto un po' più, non bagnaticcio, però insomma un po' più idratante di questo fondotinta. Mi sembra che opacizzi bene senza togliere luminosità al viso. Quindi diciamo che questa, come prima impressione, ci siamo. A questo punto, sapete che io a questo punto passo agli occhi e non il trucco viso lo finisco sempre dopo. Allora, per gli occhi ho comprato due cose. Uno appunto è un backup, diciamo l'altro prodotto che mi serviva, tra virgolette. È il Cupid Sarro di Nabla, quello in colorazione marrone scuro. Io uno di questi l'avevo già terminato, se mi seguite l'avete visto nei prodotti finiti. I Cupid Sarro li uso tantissimo, mi piacciono da morire. Ho qui ancora questi due, quello blu e quello bordeaux, uno marrone scuro l'avevo finito per l'appunto e quello marrone un po' più chiaro, caldo, l'ho finito. Quindi sono prodotti che utilizzo tantissimo. Io questo marrone scuro lo uso o al posto della classica matita marrone nella rima interna dell'occhio per definire insomma come si usa una matita, ma lo uso tantissimo anche come base colorata per gli ombretti. Quando uso Cupid Sarro non metto il primer, li uso proprio al posto del primer e sia per degli smokey un po' importanti sia per un trucco molto semplice da giornata. A me questi prodotti piacciono tantissimo, però prima di tutto andiamo ad utilizzare questa nuova palettina. Allora, su questa palette c'è scritto il mio nome, è una palette di Mesauda. Io le ho viste quando sono uscite, ho visto un sacco di video perché a me questa uscita è piaciuta tantissimo. Sono palette piccole, compatte e diciamo tematiche per colori, per utilizzo, eccetera. Questa è proprio la palette autunnale per eccellenza. Io ultimamente amo moltissimo utilizzare palette piccole, compatte, semplici, facili, proprio che abbiano tutto qui dentro, che non richiedano chissà quale fantasia per l'utilizzo. E veramente questa è carinissima. Il packaging è in cartone, molto solito, costano poco, intorno alle 18 euro mi pare. C'è la plastichina di protezione e questa è la Bare Harmony numero 205 Hidden Green. Allora, come vedete ci sono questi verdastri che a me fanno impazzire. Allora, l'ho paragonata una volta arrivata a casa, me ne ero già accorta in negozio, ma l'ho paragonata ai vari verdi che io ho in altre palette. Allora, quelle della Smoke Session di Melt non sono neanche da prendere in considerazione perché siamo proprio su un altro pianeta. Tra i colori più verdi olivastri, appunto, ho dei verdi più oliva, ho dei verdi più taupe, ma un verde così sfaccettato, vedete che è carico di brillantini, anche color bronzo, ruggine, qualcosa di blu quasi.
e un verde così da piega non ce l'ho in nessuna palette. Quindi, prima di tutto, mi hanno conquistata questi due colori. In seconda battuta c'è un duo praticamente che è quello che io utilizzo praticamente sempre. Quando non so come truccarmi, metto un satinato marrone sulla mobile e definisco con un marrone più scuro. Questo, tra l'altro, mi pare un marrone neutro freddo, facilissimo da abbinare a tanti altri ombretti. Poi eventualmente nella piega vado direttamente con la terra. Poi mi è piaciuto molto il fatto che ci sia un panna opaco, quindi alla fine abbiamo un panna burro opaco e un colore scuro per definire opaco, quindi c'è tutto. L'unico che non lo so, vedremo quando lo utilizzerò, è questo oro, che mi sembra piuttosto giallo per i miei gusti, però poi dipende, insomma. Non faccio adesso gli swatch perché truccandomi non mi voglio sporcare e poi rischiare di sporcarmi tutto il viso, ma li farò, cioè la vedrete ancora questa palette sul mio canale spesso e volentieri, perché la utilizzerò di nuovo. Poi sappiate che, lo saprete già se li leggete, che io in info box, non è il mio video se non è interrotto da una telefonata, comunque non fa niente. Non me lo ricordo io che cosa vi stavo dicendo. Comunque, insomma, vi ho fatto vedere questa palette, la utilizzeremo. Ecco, negli info box vi scrivo sempre come sono truccata nei vari video che pubblico, quindi eventualmente andate a vedere, ma ci sarà sicuramente modo per parlarne alla grande. Allora, partiamo come faccio sempre, col piazzare il color burro, panna, insomma, sotto l'arcata sopraccigliare. Allora, non si solleva troppa polvere, il colore si preleva alla grande, direi. Sbattiamo un po' l'eccesso e cominciamo a piazzarlo. Bello, molto bello, perché è coprente, sufficientemente coprente, e non è bianco, ma è veramente un color crema. Ha una bella quota di beige giallino all'interno e questo non mi dispiace affatto. Quindi lo applico fino alla piega compresa dell'occhio, in modo da, guardate come copre, in modo da facilitarmi poi nella sfumatura del colore di transizione, e vediamo. Ovviamente io non posso non usare come primo colore protagonista questo verde, quindi vado a fare la piega, la transizione con questo verde opaco. Voglio proprio vedere come si comporta un colore del genere opaco, che tonalità prende, se è troppo grigia o troppo colorata, non lo so. Allora, anche qui leggermente polveroso in cialda, sto pucciando, ma il colore si preleva bene. Sbattiamo l'eccesso e vediamo. Direi che sulla scrivenza non ci sono dubbi e non ci si può lamentare per niente. Ho preso ovviamente un pennello da sfumatura piuttosto ampio. Io lo appoggio sempre nella parte più esterna dell'occhio e poi porto il colore all'interno. Ci vado piano, come, mamma mia, come colora. Bello, mi piace anche il tono. C'è un po' di giallo all'interno, ma non troppo, perché mi starebbe male. Prevale proprio il verde salvia. Mi piace molto, mi piace molto. Insistiamo un pochino. Si sfuma molto bene, non fa macchia, non si insinua nelle pieghe dell'occhio man mano che sfumo. Ovviamente, invecchiando, che cosa succede? Che la palpebra diventa sia fissa che mobile, ovviamente molto meno tesa. Quindi è facile che facendo questo movimento la pelle venga insieme a voi. Quindi a volte gli ombretti tendono a insinuarsi un pochino troppo nelle pieghe. Poi vabbè, si risolve tutto, però è un po' fastidioso. Mi piace, mi piace. Ora, prima di andare a fare l'angolo esterno con un colore scuro, voglio proprio mettere sulla palpebra il colore protagonista per capire quanto è intenso, quanto eventualmente andare o meno ad intensificare se è necessario. Insomma, voglio un po' capirlo. Voglio capire, siccome è carico dei brillantini, se vengono prelevati o se sono solo una finta.
Allora, sul pennello si sono appoggiati molto. Scuotiamo. Voglio capire anche la questione fallout eventualmente. Si appoggiano bene. Allora, probabilmente questo è un colore che rende meglio applicato col dito o bagnato. Allora, i brillantini ci sono, sono visibili, però sono ben amalgamati come colori, nel senso non so se cosa possiate vedere in video. C'è molto bronzo, poco oro e questa cosa mi piace. La base colore c'è, è importante, non è finta, non è un top coat, è un ombretto completamente coprente. E mi sembra che sia piuttosto cangiante, non mi pare che vada a increspare particolarmente la barbera. Mettiamoli anche di qua. Allora, come fallout, devo dire per ora ho un paio di brillantini qui sotto. Però insomma, poteva andare peggio. Avete visto che io comunque non ho fissato il primer con una polvere. Probabilmente se applicate l'ombretto bagnato o con un primer magari colla per glitter è ancora meglio, o comunque se fate la base dopo aver truccato gli occhi risolvete questo problema. Ovvio che poi vi aggiornerò sull'indosso, sulla durata, vi saprò dire poi se c'è caduta di brillantini eventualmente nell'arco dell'indosso del colore sulla palpebra. A me piace, il colore mi piace moltissimo e confermo è diverso da tutti gli altri verdognoli che possiedo. È un colore che ha brillantini ma non è eccessivo, anche cioè oddio, magari non dico per andare in ufficio se non siete abituati a questo, io lo metterei anche per andare in ufficio, ma capisco che magari no, però non è quel colore troppo troppo invadente, ecco, questo no. Allora, prima di fare l'angolo esterno vorrei andare con il più bizzarro, questo marrone scuro, nella rima interna dell'occhio, sporco sotto come faccio sempre e vado a fare un po' una codina sfumata con questo per da poi magari fissare con questo marrone scuro. Oh, quanto mi mancava. Sono stupendi questi Q Pizzarro, cioè si fissano, scrivono da Dio, si fissano perfettamente, si sfumano, i colori sono stupendi. Come base sono meravigliosi perché pur essendo opachi si sfumano meravigliosamente. Secondo me questi sono uno dei migliori prodotti usciti per Nabla. Vi ripeto, io con Madonna Santa, brava. Io con questo ho fatto anche, e anche con gli altri, dei look completi solo con il Q-Pizzarro, solo sfumandolo. Magari la prossima volta che mi trucco ve ne faccio vedere uno. Cioè uso questo su tutto, palpebra mobile, sopra, sotto, lo sfumo e vi faccio vedere che bello che diventa il trucco. Pur essendo scuro, ma avendo questa grande capacità di sfumarsi, non rischiate di fare la macchia, ve lo assicuro. Ve lo assicuro. È bellissimo. Sono prodotti meravigliosi questi. Io lo specifico per chi magari non mi conoscesse da molto tempo. Io ho tanti prodotti Nabla, ne ho usati tanti nella mia vita. Li ho comprati tutti quanti, quelli che non ho comprato me li ha regalati o mio marito, mia sorella, qualcuno per il compleanno, eccetera, eccetera. Non ho mai collaborato con l'azienda. Lo specifico perché essendo Nabla è un'azienda che collabora molto con i creator, è facile che tanti creator abbiano i loro prodotti, ovviamente. Io nel mio caso ne ho tanti, ma solo perché mi sono piaciuti e perché mi piacciono. Proviamo a fare un po' di codina qui. Sapete che non mi ricordo se c'è, sì, c'è il temperino qua. Quindi volendo anche da utilizzare come eyeliner è perfetto perché potete riportarlo sempre a punta. Allora, non vado fino all'interno dell'occhio, vado solo fino a metà, più o meno. Mamma come mi piace.
Non me ne frega niente se non sono precisa, perché tanto io poi ci vado sopra con l'ombretto sempre, perché sulla mia papera a me non piacciono i segni grafici, non mi piacciono. Allora, prendiamo questo marrone scuro, sembra anche leggermente violaceo. Oh, che bello! È un colore pienissimo. Mi rendo conto che ho usato solo per il dettaglio, magari dalla camera si nota poco, ma è un colore veramente pienissimo, bellissimo. Dopo proviamo anche un po' a sfumarlo. Sapete cosa faccio? Provo a usare tutti i colori. Poi quel che viene, viene, ma sono troppo curiosa. Anche qui col marrone scuro non vado fino alla fine dell'occhio, ma resto solo sugli angoli esterni. Allungo un po' qui. Mi piace un sacco questo colore. Ecco qua, ho fatto una bella macchia. Scrivono, scrivono alla grande. Bisogna prenderci un po' le misure per non fare macchia. Allora, prendo un altro pennello da sfumatura, un po' più denso di quello di prima. Prima vado solo, senza aggiungere colore, a sfumare un po' qui e poi decido se eventualmente intensificare un po' l'angolo esterno. Allora, fallout, ne abbiamo un po' qui di scuro. Allora, devo dire che un po' di fallout c'è, ma non eccessivo, ecco, non ingestibile. Ora prendo un po' di colore scuro con questo pennello, sbatto bene e lo piazzo qui all'angolo. Non voglio scurire troppo. Mamma, che bello! Che bell'ombra che fa! Mi piace tantissimo. Resto molto circoscritta solo sull'angolo dell'occhio e non voglio che diventi tutto troppo scuro. Bellissimo, bellissimo. Prendo l'altro pennello da sfumatura che ho usato prima con il verde, cioè io sto ancora sudando, ma non è possibile. E vado a sfumare un po' i bordi. Il pennello era rimasto sporco un po' del verde che ho usato per la transizione, quindi va benissimo così. A questo punto, visto che ve li voglio davvero usare tutti i colori, potrei fare una cosa di questo genere. Mi mancano questo marrone e l'oro. Facciamo così. Questo marrone che è satinato lo prendo sempre col pennello da precisione e vado a truccare qui sopra. Che bello! Allora, questo io mi rendo conto, voi proprio non lo potete vedere, ma io mi sto accorgendo che questo è proprio uno dei miei tipici colori da palpebra, cioè da ombretto one and done. Ve lo faccio vedere perché è troppo bello. Oh, che bello! No, è bellissimo. Questo è il mio colore da proprio, metto questo e sto a posto. Lo vedrete sicuramente in uno dei prossimi video perché è stupendo. Per vedere com'è l'oro, proviamo ad utilizzarlo nella parte più interna dell'occhio e vediamo se è adatto anche per eventualmente. Sapete che non, rispetto agli altri, mi sembra quello che scrive meno. No, aspettate, aspettate, l'avevo prelevato poco. Poi lo sto mettendo in maniera molto delicata. Facciamo così. Mettiamolo anche qui. Cioè non proprio come punto luce, ma nel primo quinto del make-up della palpebra mobile. Carino. Allora, per i miei gusti è un giallo brunito, ma è soprattutto giallo. È un colore un po' più estivo, secondo me, che sta meglio con la carnagione un po' più calda della mia. Però per dettagli o magari come accent,
anche al centro della palpebra per un halo, potrebbe avere il suo perché. Non è male, sapete, usato così. Usato così mi piace. Comunque il fatto che in una palette ci sia solo un colore che probabilmente sfrutterò meno di altri, per me è già una vittoria. Ora voglio provare a vedere questo colore che è l'unico brillantinato. Dunque, questo è un vero satinato. È proprio un satinato stupendo da tutti i giorni, bellissimo. Questo direi che è uno shimmer e questo brillantini. Quindi sono tre finish, almeno come effetto sulla palpebra, diversi, quelli non opachi. Gli opachi mi piacciono tantissimo, tutti, e non è una cosa comune. Voglio provare ad applicare al centro dell'occhio l'ombretto verde con i brillantini bagnato per vedere se da bagnato ha performance diverse. Ovviamente risulta un po' più intenso. Non cambia tantissimo, anche se lo utilizzate asciutto, non credo che abbia che sia poi così diverso. Mi piace troppo fare questo video assieme a voi. Quando capiterà, e non sarà spesso perché sapete che compro poco, anche se con Pinalli dietro casa, ma vedremo. Magari faremo più volte video di questo genere. Mi piace molto il fatto che questo oro, non so se lo riuscite a notare, si va ad integrare perfettamente con l'altro colore, dando un bellissimo effetto gradiente. Mi piace molto. Aggiungiamo un filo di scuro qui per aumentare il contrasto, e quando dico un filo intendo proprio un filo così. Sfumiamo. Allora, ricontrolliamo situazione fallout. È andata un po' di polvere anche qui, probabilmente un po' di svolazzo c'è stato, però direi che tutto sommato, per il prezzo che ha, direi che proprio non ci si può lamentare. Ci sono tante altre colorazioni, ce n'è una nude bellissima, una nude fredda bellissima. C'è una nude calda, ce n'è una un po' più rosata. Per me queste palettine piccole, tematiche, ovviamente Mesauda non è l'unico brand che le fa, anche le cutie di Nabel sono così, ma sono tantissimi brand che le fanno, sono una genialata per la vita vera di una donna che ama il make-up, che è appassionata, che tutto quello che volete, però difficilmente si piazza davanti la mattina prima di uscire una palette da 27 colori, 50 colori, 100 colori. A questo punto metto il mascara per le sopracciglia, che è sempre il solito di Astra in colorazione 02. Intanto vediamo un attimo la cipria. Dunque, come si sta comportando? Allora, così di primo acchito mi pare che non stia seccando la pelle. Qualche brillantino qua c'è. Io vi consiglio comunque di fare il make up viso dopo il make up occhi, in generale quando usate colori con brillantini. E poi vabbè, sulla durata vi ho detto ci aggiorniamo. Non mi sconvolge la cipria, eh? Almeno così, non ho nulla da dire di male, assolutamente. Non sta creando problemi, secchezza più di quella che io ho già nella zona del contorno occhi, non evidenzia zone disidratate, non è particolarmente levigante, direi assolutamente. Cioè, in questo senso, tra le cipre, giusto per fare un paragone con un altro brand indipendente italiano, a livello di levigatezza molto meglio quella di Nabla, è un po' più opacizzante di quella di Nabla, quello sì. Comunque insomma ci aggiorniamo, specie sulla durata. A questo punto ho usato tre prodotti su quattro, direi che mettiamo il mascara, mettiamo prima il primer mascara e poi il mascara di Astra. Vabbè, questo è un passaggio che ormai conoscete a memoria. Io a questo prodotto non rinuncio mai.
ci sono sempre commenti contrastanti quando uso o parlo di questo prodotto. Ci sono persone che scrivono, boh, io non vedo la differenza, a me non serve a niente, oppure persone che mi chiedono se abbia utilizzato altri brand. Allora, soprattutto quello di Essence, io forse l'ho usato in passato, non ne ho una memoria precisa, mi pare proprio di sì, ma mi ricordo, cioè mi ricordo, credo che sinceramente non mi abbia particolarmente impressionato perché mi sembrava che non creasse troppo volume. Ottimo è quello di Dior, esattamente come questo. Questo per me è uguale a quello di Dior. Sul fatto che funzioni o meno dipende sempre dalla partenza, cioè da come sono le vostre ciglia in partenza e dalle esigenze che avete. A me serve anche per creare una barriera quando poi metto il mascara per non sporcarmi, ve l'ho detto tante volte. Allora, invece per il viso tiro fuori vecchissima palette che ho, non so se sia più in commercio, la palette Contour Visage di Clarins, che è una palette a tre colori con un bronzer, un blush e una polvere, diciamo, illuminante ma opaca. Io a volte la uso anche per pulire i contorni del make up, lo farò anche oggi. Mi piace molto questa palette per l'autunno perché ha colori neutro freddi, quasi un po' rosati. In autunno mi piacciono molto, quindi andiamo prima ad applicare il bronzer. Non so se lo riuscite a vedere che è leggermente, leggermente rosato. Praticamente la sto usando tutti i giorni in questo periodo. Poi, tra l'altro, è uno di quei colorini neutri che potete usare tranquillamente quando magari fate un trucco, un make up un po' importante e colorato sul resto del viso. Allora, a questo punto è passato qualche secondo e posso applicare il mascara. Questo mascara di Astra, invece, devo dirvi che più passa il tempo e più mi piace. Man mano che si secca, che si addensa un po', diventa sempre più performante. È il Subliminal Volume 2.0. Cioè, secondo me non è il mascara più volumizzante che esista sulla faccia della terra. Però volumizza a sufficienza, lascia in ordine le ciglia, che per me è fondamentale e secondo me è anche un pochettino allungante. Non voglio neanche esagerare troppo col mascara oggi. Così. Poi vedete come cioè, si applica anche senza dover star lì a lavorarci troppo. Si applica senza problemi, direi. Poi, in caso, andiamo a ripassare la punta come faccio sempre a fine make-up. Sporchiamo un po' le ciglia sotto senza reinserire lo scovolino nel prodotto. Poi a questo punto andiamo a mettere il blush, che è bellissimo, è questo rosa carne naturale, leggermente biscottato, che è qualcosa è di una finezza incredibile. Mi piace tantissimo. Sono sottilissime queste polveri. Mamma che bello. Sottilissime. Allora, io non ho qui nel mio make-up quotidiano, sapete che non ho un illuminante, chissà, perché io poi nella vita di tutti i giorni non è che ne faccia un uso smodato di illuminante, mi è un po' passata la fregola in questo senso. Allora, prendo questa polvere bianca, cioè bianca, appena appena rosata, vado a illuminare un po' questa zona e a pulirla. Allungo questa attività, allunga un pochettino anche il make-up occhi, no? Anche questa è una polvere sottilissima, anche se l'aggiungete ad altre polveri non fa nessun effetto negativo. Allora, prendo la spugnetta che ho utilizzato per il fondotinta e ripasso un po' tutto, così tolgo l'eccesso di polverosità.
penso, spero di amalgamare al meglio i prodotti sul viso. E a questo punto passiamo alle labbra. Questo è veramente uno sfizio, però mi sono resa conto che io so, erano 2 anni che non compravo un rossetto, 2 anni suonati. I rossetti che mi sono entrati nell'arco di questi 2 anni mi sono stati regalati, non sono neanche tanti. Allora, io ho deciso di prendere dei Matte Pleasure di Nabla, un colore che mi ha colpita subito appena l'ho visto su Instagram e varie. Si chiama Love, non lo so, non ci vedo. Si chiama Love Me Too ed è un colore stupendo. È boh, un rosa malva, c'è una punta di rosa e berry. Il corpo del rossetto è stupendo, sembra estremamente vellutato. Mi piace tantissimo la forma a punta. Ne sono usciti 3 di questi colori. Il packaging è bellissimo. È molto bello anche il nude, un nude pescato, ma secondo me un po' troppo chiaro per me. L'altro colore, diciamo più vivo, va molto al fucsia e non è un colore che io porto facilmente. Allora, non ho preso nessuna matita da abbinarci perché in realtà voglio godermi il colore puro, senza che sia in qualche modo così un po' modificato dalla matita. Metto solo per fare un po' di contorno la Pillow Talk Medium di... cioè, ecco qua, vedete, l'ho messa solo per andare a definire un po' il contorno labbra, perché comincio ad averlo un pochettino sfrangiato. Allora, scusatemi, ma c'è un po' di sporco. Allora, è un colore che si attaglia molto bene al mio colore naturale di labbra, quindi non credo che andrà ad influenzare il rossetto e a quella punta di rosa che secondo me è presente anche qui. Io questo l'ho swatchato sul negozio, sulle labbra non l'ho ancora messo, vediamo un po'. E così il rossetto è messo. Scusatemi se non vi faccio mai vedere l'applicazione dei rossetti, ma io odio le mie facce di quando mi metto il rossetto, non mi piace registrarlo, mi spiace. Comunque vabbè, non ci sono segreti in come si applica un rossetto, mi piace tantissimo. È un colore che mi ricorda, vado a memoria, Kiss Kiss Bang Bang di Marc Jacobs. Forse quello era un po' più freddo e un po' più cremoso, questo è più matte, ma non è un super matte di quelli che tirano, non sembra non confortevole sulle labbra, non sembra che secchi particolarmente, ma ovviamente queste cose ve le potrò dire poi. Il colore forse è un pochino più caldo e un po' più rosato, con un filo di berry che ci sta benissimo dentro. Per me è un colore invernale stupendo, che va a fare il paio con, ce l'ho qui, invernale autunnale, con Pillow Talk Medium di Charlotte Tilbury, che come vedete è decisamente più biscotto e più freddo, però sono colori stupendi per l'autunno, e con, dove l'ho, sì, Lisa Eldridge di True Velvet Lipstick Velvet Blush. L'avete visto anche ultimamente, vedete, anche qui abbiamo più berry e più malva biscotto, però questi 3 colori per me per l'autunno sono spaziali. Ovviamente sono colori che vanno valutati anche sul proprio sottotono di pelle. Ovviamente io posso parlare solo per me, per i miei gusti e per come sono fatta io. Allora, facendo un riassunto, dunque, questa la devo capire. Non mi fa urlare alla oddio, ho trovato la cipria della mia vita per il momento. La studierò meglio, la userò meglio anche con altri fondotinta. Soprattutto la valuterò nell'arco del tempo di indosso. Di questo, vabbè, lo sapevo già, ne ho finito uno, li amo e basta, cioè lo sapevo. Questa mi è piaciuta davvero tanto. Davvero, davvero tanto. Mi piace il fatto che quest'oro, che pensavo che avrei utilizzato poco, in realtà si vada a sposare perfettamente con il verde, con i brillantini. Il colore con i brillantini è bello sfaccettato, cangiante, mi piace molto. Gli opachi mi hanno veramente stupita, perché in una palette a basso costo il fatto che gli opachi siano così scriventi ma anche così facili da sfumare non è una cosa assolutamente scontata.
Mi piace, vabbè, la gamma colori, quella mi piaceva anche prima perché l'ho scelta. Non vedo l'ora di usare questo satinato a tutta palpebra. Sarà sicuramente il prossimo make-up che faccio. Io questa la ficco direttamente nel mio make-up da tutti i giorni perché, come tutti i trucchi che ho usato oggi, in modo che poi ne abbiate riscontro in futuro. Per chiudere, vi voglio solo dire che sulle unghie ho Vega di Nabla, che è stupendo, scusate, di Fabi, che è stupendo, ve ne ho parlato di recente quando vi ho parlato di smalti, e voglio mettere questo profumo che ho un po' bistrattato per tanto tempo. È un profumo di Jo Malone, di quelli della linea nera, che sono quelli leggermente più intensi. Si chiama Dark Amber and Ginger Lily Colonia Intense. Sapete che i profumi di Jo Malone sono tutti colonie, quindi sono tutti leggeri, non intensissimi e non troppo persistenti. Questa è, diciamo, la linea colonia intensa. Come si capisce dal nome, Dark Amber and Ginger Lily, si tratta di un profumo che di base è sicuramente ambrato. Con questo potete esagerare perché è leggermente fumoso, ma si sente anche tanto lo zenzero e il fiore. È un profumo molto equilibrato, perfetto da tutti i giorni, fine, non dà fastidio a nessuno, proprio perché, malgrado sia la colonia intensa, non è così intensa, non è troppo dolce, non è troppo speziato. È un profumo elegante, equilibrato, leggero, veramente perfetto per tutti i giorni, e lo sto riscoprendo moltissimo in questo periodo. Detto ciò, vi ho detto tutto, io sono molto soddisfatta. Fatemi sapere cosa ne pensate del look, se qualcuno di questi prodotti vi intrigano. Io vi dico, per quel poco di idea che mi sono fatta, queste palettine di Mesauda. Se trovate la combinazione colore in gamma che vi piace, tenetele presente, perché soprattutto se siete abituati a trucchi veloci da quotidiani, continuo a guardarmi, ma veramente mi piace tanto. Mi piace tantissimo come si sono amalgamati i colori tra loro senza che abbiano fatto mappazzone da nessuna parte. Mi piace. Vi aggiorno su durata, su tutto in futuro. Con questo ho terminato. Io, come sempre, vi ringrazio tantissimo. Vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!